mi ha preso molto, mi ha colpito molto e abbiamo lavorato in questo breve periodo, ma molto intenso, esattamente sul livello organizzativo, perché è la cosa che penso sia fondamentale per raggiungere poi dei risultati e ottenere qualcosa di positivo. Penso sia la base di ogni cosa, di ogni azienda, di ogni cosa si voglia fare per fare in modo che le cose vadano bene. E quindi mi ha veramente anche colpito il fatto che comunque avevo la possibilità di esprimere anche quelle che sono le mie idee a livello giovanile. Si parla molto adesso in questo periodo qua, giornali, televisioni, tutto quanto, si parla sempre di rifare il calcio, di rifare il settore giovanile, di rifare però concretamente, secondo me se ne parla da parecchio tempo, ma a livello pratico poi si fa poco o niente. E credo sia per noi, assieme a Valentina, abbiamo parlato molto di questa cosa qua, motivo così di esporre con gli allenatori, come prima persona che abbiamo chiamato, mi ha dato subito la disponibilità da grande persona, da grande amico che è Pino Fichiera, che ha esperienza si sposa molto su quelle che sono le nostre idee, sui ragazzi, sul settore giovanile, su come devono, secondo me, crescere, iniziare, perché la fortuna che abbiamo avuto io e Valentino di aver allenato le prime squadre, quindi sappiamo benissimo come arrivano e come, dato che ci sono anche delle regole da rispettare, come arrivano questi ragazzi a giocare.